Faccio la presentazione. Benvenuti al sesto incontro del Laboratorio dal Basso Officine Musei. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Danilo Santoro, che ci parlerà sia di finanziamenti comunitari, regionali, utilizzabili poi nello specifico nel settore dei beni culturali, ma anche di progettazione. E penso che nel pomeriggio avremo anche la possibilità di cimentarci in una simulazione di una progettazione utilizzabile appunto per rispondere a dei bandi di questo tipo. Grazie e buon lavoro. Vuoi aggiungere qualcosa, Danilo? Va bene, allora, dunque inizierei con una piccola presentazione dei partecipanti. Io, buona parte di voi vi conosco, però un buon numero no, e quindi proprio per cercare di, come dire, alleggerire la lezione e renderla anche più dinamica tra di noi, sarebbe opportuno appunto una piccola presentazione. Chi siete e soprattutto se c'è qualche piccolo sogno nel cassetto che vi piacerebbe, ecco, mettere in pratica a livello progettuale. Vai Francesca, ci sei la prima, il microfono. Io sono Francesca Capacchione, sono una specializzanda in archeologia, già da 3 anni lavoro nell'ambito della didattica museale. E quindi ovviamente il sogno che però non è ormai nel cassetto, ok, il sogno che in realtà ormai non è neanche più tanto nel cassetto è quello di lavorare in questo settore e quindi trovare sempre delle strategie nuove anche per incentivare questo ambito. Buongiorno a tutti, io sono Stefania Fregiaville, sono uno storico dell'arte grafico pubblicitario. Anch'io, come Francesca, vorrei saperne un po' di più per cercare di riunire anche più soggetti e ambiti per riuscire poi a lavorare nell'ambito museale. Mi ripresento brevemente, proprio perché insomma io e Severo siamo i proponenti del corso. Sono Anna Introna, sono un'archeologa e sono socia appunto di archeologica e come insomma Danilo già sa perché da un po' di anni ci segue ogni tanto nei nostri progetti e nelle nostre attività, abbiamo bisogno di individuare degli strumenti e delle modalità utili per diciamo, come società che insomma come piccola società che lavora in questo territorio. Diciamo per progettare servizi e attività per la cultura, dando una certa continuità al nostro lavoro. Allora, sono Severo Cardone, oggi sono in veste di presidente dell'Associazione Culturale Utopicamente. Noi ci occupiamo di educazione e formazione, nello specifico per quanto riguarda Officine Musei, siamo interessati soprattutto alle attività di didattica e di educazione museale. Grazie. Io sono Gloria Fazia, sono la direttrice del sistema museale cittadino e sono qui per motivi pratici, nel senso che ormai con tutti i tagli che ci sono a tutti i livelli, anche per i musei avviati ormai da tempo con una tradizione, c'è un problema urgente di reperire Una fondi per continua discesa. poter progettare ancora di più. Grazie. Sono Giovanna Negro, lavoro presso la Civica Pinacoteca e sono qui di supporto alla dottoressa perché effettivamente così facciamo parte del team. Grazie. Mi chiamo Giovanni Stallone e come ha detto prima la collega, possiamo dire uguale ragionamento, quindi passo direttamente la parola alla persona. Grazie. Buongiorno, Costantino Montuori, sono un giornalista pubblicista, sono qui per una, come dire, curiosità personale, oltre che per un'attestazione, cioè per seguire un attimo i lavori, posto che ho ritenuto importante proprio questo momento del 27 di maggio. Grazie. Mi è sfuggito il tuo nome. Costantino. Sono Magda Capaldo, lavoro al Museo Provinciale del Territorio di Foggia e sono interessata per tutto ciò che riguarda insomma, il sistema museale, in particolare la progettazione, ecco, per quanto riguarda anche l'attività didattica, soprattutto essendo operatrice, lavoriamo molto con le scuole, quindi mi interessa questo aspetto in particolare. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Michele Tomaiuolo del Centro Cultura del Mare di Manfredonia.
Sono socio da pochi mesi e stiamo spingendo per l'apertura del Museo del Mare, che ha un iter veramente pazzesco, cioè non c'è il termine più idoneo. È proprio, insomma, ci sarebbe bisogno appunto di fondi e insomma finanziamenti utili all'istituzione, insomma, per far partire dei progetti interessanti con le scuole che stiamo progettando, insomma, stiamo pianificando già da poco, quindi sono qui per insomma imparare concetti utili, ecco. Ok, grazie Michele. Buongiorno a tutti, sono Daniele Capobianco e sono un neolaureato in management dei beni culturali. Sono venuto qui a questi incontri soprattutto per curiosità, per vedere se insomma è possibile dare anche un mio contributo. Dove ti sei laureato, Michele? Università di Macerata. Fermo, ok, grazie. Salve, sono Michela De Matteis, sono laureata in beni culturali e devo dire che sto seguendo questo ciclo di formazione proprio promosso da Laboratori dal Basso, proprio perché credo che almeno in Capitanata i momenti di formazione nell'ambito dei beni culturali, oltre ecco all'ambito formativo universitario, siano veramente pochi. Quindi devo dire, sto seguendo con molto interesse i laboratori, e quindi questo laboratorio fa parte del ciclo e quindi come momento diciamo inclusivo, ecco, riguardo proprio ai laboratori dal basso. Okay. Quindi grazie mille di questo momento. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Francesco Manzolillo, dottore di ricerca in pedagogia e scienze dell'educazione, collaboro con il Dipartimento di Studi Umanistici, sono membro dell'Associazione Utopicamente e mi interessa particolarmente il tema della progettazione, perché comunque già mi occupo un pochino di progettazione, però più sul versante formativo. Okay. Quindi va bene, grazie. Ok, abbiamo terminato. Va bene, allora mi presento anche io, sono Danilo Santoro, come sapete sono un dottore commercialista come percorso professionale, e diciamo la ragione per cui mi trovo qui è stato che con i ragazzi della società archeologica abbiamo avviato questo percorso appunto di progettazione oramai 4-5 anni fa. E quindi su incarico dell'Arti li ho prima seguiti in questa fase iniziale di start-up dello spin-off, cioè di avvio della società. Dopodiché insomma mi hanno scelto come loro revisore contabile, e quindi il percorso è continuato. Ovviamente mi fa molto piacere stare qui, li ringrazio che è anche un segnale ovviamente di stima e di riconoscenza per quello che finora è stato fatto, e quindi sono molto lusingato, ecco, di stare con voi. Detto questo, io ho ragionato molto su come impostare questa lezione, e il risultato finale è stato quello di provare a fare qualche cosa che sia di molto pratico e di molto condiviso tra tutti quanti i partecipanti, esattamente appunto nello spirito del laboratorio dal basso. Credo di essere fortunato perché arrivo in un momento in cui voi avete in qualche modo accumulato, diciamo, una serie di informazioni, di input, di stimolazioni che sono venute, diciamo, dai colleghi che mi hanno preceduto e che hanno portato le loro esperienze, e quindi insomma parte del mio lavoro dovrebbe essere semplificato da questo punto di vista, no? dal poter comunque trovare un terreno fertile per poi avviare appunto delle attività di tipo progettuale. Ok, iniziamo la nostra chiacchierata. Ho immaginato di impostarla in questo modo, e cioè una prima parte cercando di presentarvi il mare magnum, diciamo, delle linee di finanziamento e provando in qualche modo a scendere nel concreto, insomma, quindi provare a vedere esattamente che cosa c'è in corso in questo momento. Un secondo modulo, diciamo, che è di diciamo, tecniche di progettazione attraverso lo strumento del Project Cycle Management, che è una tecnica oramai standard e strutturata, diciamo, di partecipazione condivisa, a proposito dei desiderata, insomma, no? di fare qualche cosa tutti quanti insieme. E poi un momento, verosimilmente nel pomeriggio, però adesso vediamo un po'
come riusciamo a gestire i tempi, di appunto progettazione vera e propria, quindi di lavoro di gruppo per provare a vedere se riusciamo a tirar fuori delle idee progettuali, se non altro a livello di setting progettuale, che poi come vedremo è il primo dei momenti, diciamo, di avvio delle progettazioni. Dunque, detto questo, vediamo di passare appunto a questo quadro complessivo dei finanziamenti. Come molti di voi, ed una cortesia, se avete dei dubbi, delle curiosità o se comunque qualcosa che sto dicendo così non merita degli approfondimenti o avete delle curiosità, ovviamente interrompetemi in qualunque momento, perché così appunto lo rendiamo più dinamico. Allora, Mare Magnum dei finanziamenti. Diciamo che a questo proposito le distinzioni, diciamo, sono di varia natura. Una prima distinzione riguarda i finanziamenti per la loro fonte, e quindi ce ne abbiamo di finanziamenti comunitari, nazionali, regionali o di altre enti, altre amministrazioni. Ed è la prima distinzione. La seconda distinzione riguarda la modalità di erogazione. Io adesso vi faccio un quadro complessivo, poi dopo andiamo più nel dettaglio. La seconda distinzione riguarda la modalità di erogazione, cioè l'erogazione, diciamo, di questi, o meglio la richiesta di ammissione a questi finanziamenti attraverso delle modalità che vengono definite a bando, a sportello oppure agevolazioni di tipo automatiche. Come le, appunto, dicono queste parole, a bando significa che c'è una qualche amministrazione che emanerà appunto un bando di finanziamento a cui tutta la platea di proponenti può aderire. A sportello è una modalità di finanziamento che viene lasciata aperta. Incentivi automatici vengono utilizzati soprattutto diciamo per le aziende, riguardano sostanzialmente degli incentivi in termini di crediti d'imposta e comunque hanno più un profilo di tipo fiscale. A bando e a sportello, quindi, dicevamo, questi due strumenti hanno delle vantaggi e svantaggi, no? Della doppia modalità, e cioè che a bando, prego? Sì, prego, prego. Dunque, dicevamo, bando, quindi la modalità è che tutti quanti i concorrenti appunto concorrono a quel certo finanziamento, e c'è quindi una valutazione che è una valutazione complessiva di tutti i partecipanti. A sportello invece appunto viene lasciata aperta e la possibilità di ammissione, e quindi c'è una valutazione nel merito di ogni singolo di ogni singola attività progettuale. Chiaramente, in teoria, per le progettazioni a bando c'è una maggiore trasparenza, diciamo, delle procedure, delle valutazioni appunto valutative di merito. Nelle procedure a sportello c'è invece una valutazione specifica, che quindi non viene messa a confronto con altri. Dunque, questa è la seconda modalità. Scusatemi un attimo che prendo. Sì. Ma è il mio tono che è basso? Ok, intanto io posso continuare, sì? No. Purtroppo, infatti, cerco di sforzare, no, tra l'altro... Sì. Ok, purtroppo è così, Anzi, andrà man mano peggiorando, perché ci sarà un... Salve, prego.
Salve. Infatti, sì, è un tema molto sentito. Vabbè, va bene, no? Un buon segno. Riuscite a leggere? Sì? Ok. Va bene, allora, riprendiamo un attimino il filo del discorso. Quindi, dicevamo, diciamo, per modalità di erogazione attraverso strumenti comunitari, nazionali, regionali e di altre amministrazioni. Io cercherò, insomma, questa parte che è una parte un po' teorica di farvela in maniera molto veloce per arrivare poi concretamente agli strumenti. Allora, vediamo, tradizionalmente si parte dai finanziamenti comunitari. Com'è? Va bene, allora, dunque, tradizionalmente il primo scenario e quello più importante per entità di finanziamenti è quello dei finanziamenti comunitari. Come vedete dalla slide, i finanziamenti comunitari sostanzialmente seguono due grandi canali, e cioè i finanziamenti a gestione diretta, e cioè appunto finanziamenti che vengono erogati direttamente dall'Unione Europea, e finanziamenti a gestione indiretta, e cioè finanziamenti diciamo che si affidano ad amministrazioni intermedie per la loro erogazione. E quindi tutti i bandi, la maggior parte dei bandi della Regione Puglia che noi vediamo e vengono pubblicati sui siti, sono di questa seconda categoria, cioè sono bandi a gestione indiretta che utilizzano, come vedremo, insomma, questa tipologia di fondi strutturali, e cioè principalmente il FES, l'FSE e il fondo di coesione. Però andiamo per ordine, così li vediamo tutti quanti. Dunque, gestione diretta... programmi dell'Unione Europea a finanziamento diretto, oppure con l'assistenza esterna, e si dirama in quella diversa articolazione, appunto, di strumenti di finanziamento. Qual è il percorso? O meglio, quali sono gli obiettivi che persegue l'Unione Europea? Sono tre obiettivi principali, che sono quelli che vediamo indicati lì, cioè l'obiettivo di coesione, obiettivo di convergenza e obiettivo di integrazione. E sono, diciamo, obiettivi che riprendono diciamo, la vecchia articolazione dei finanziamenti, e quindi c'è stato un trasferimento tra quelli che erano i vecchi obiettivi dell'Unione Europea. Qualcuno di voi avrà sentito parlare dell'obiettivo 1, 2, no, 3, 4 e 5, che avevano una perimetrazione soprattutto territoriale, diciamo, c'era un concept territoriale a quel tipo di finanziamenti. Nella programmazione attuale, che è il ciclo 2007-2013, appunto questa modalità, che era quella appunto territoriale, è stata trasformata in una modalità per obiettivi principali, per quei tre obiettivi che abbiamo visto precedentemente. È la prima volta che faccio una cosa del genere, e naturalmente il livello di sì, anche se io sento un ritorno, diciamo, un fastidio. Ok, vabbè. Perfetto, no, va bene così, ok. Com'è? Infatti, così arriverò stasera ancora con un filino di voce. Ciao Vincenzo, buongiorno. Ok, allora, e dunque, a questo proposito, appunto, è importante anticiparvi che l'Unione Europea, chiedo scusa, possiamo abbassarlo però un po', sennò ok, mi sentite adesso? Perfetto, ok. Allora, è opportuno anticipare, e poi dopo lo vedremo anche nella chiacchierata che seguirà, che appunto l'Unione Europea per i finanziamenti segue
dei periodi di programmazione. Quelli precedenti sono quelli che vedete qui, la programmazione attuale è il periodo 2007-2013, di cui siamo in, praticamente in coda di programmazione, e il successivo sarà il 2007-2014, se non vado errato. Quindi naturalmente diciamo che da un punto di vista temporale non è il momento migliore questo per delle progettazioni utilizzando il canale comunitario, perché appunto stanno in coda di programmazione, adesso ci sono solamente diciamo quello, i rivoli e quello che è rimasto, e quindi si passerà alla programmazione 2014. Peraltro poi vi farò vedere anche l'entità dell'utilizzo dei fondi per darvi un'idea delle notizie che ci sono rispetto alla difficoltà dei nostri territori di utilizzare questi fondi. Quindi il messaggio che io vi vorrei dare è che diciamo che se si hanno delle idee poi i fondi si trovano, il problema non sono tanto i fondi, il problema è principalmente avere delle idee valide, strutturate, condivise, poi la ricerca dei fondi è appunto, no, diciamo che non è il problema principale. Ok, dunque va bene, dicevamo appunto i finanziamenti dell'Unione Europea che seguono diciamo diversi livelli di programmazione. C'è un primo livello superiore della programmazione della strategia, un livello della definizione istituzionale delle priorità, degli obiettivi e degli strumenti, e poi un livello di attuazione appunto delle erogazioni dei finanziamenti. Io li supero perché diciamo sono aspetti insomma un po' tecnici e più di studio che non di pratica. Uno degli aspetti invece su cui vale la pena concentrarsi sono i criteri con cui sono costruiti questi finanziamenti, che tengono conto di questi tre aspetti, e cioè di un criterio di selettività, e quindi una selezione sulla bontà delle iniziative e dei progetti, un aspetto legato all'integrazione diciamo delle politiche di sviluppo e anche alla collaborazione delle amministrazioni, e un criterio di territorializzazione che porta poi ad un unico disegno programmatorio complessivo. Altri aspetti che diciamo sono insiti in questa idea di programmazione comunitaria sono l'aspetto della programmazione pluriennale, che abbiamo visto prima, appunto l'idea di lavorare per piani pluriennali, il principio di addizionalità, e cioè che, come diciamo prima con la dottoressa Fazia, la maggior parte dei progetti prevedono delle modalità di cofinanziamento da parte dei proponenti, e quindi con l'idea che al finanziamento comunitario vengano aggiunti appunto altri finanziamenti per provocare un effetto leva diciamo del finanziamento comunitario, dei criteri di valutazione e soprattutto il concetto del partenariato, che oramai è un aspetto particolarmente significativo per le progettazioni soprattutto di tipo integrato, e che quindi in questa definizione risiede l'essenza della condivisione delle vedute tra partner di pari livello, di pari grado, con un'idea di progettualità condivisa, e quindi di percorso condiviso su dove si vuole andare insomma. Giusto per darvi un'idea, il budget, se così vogliamo dire, complessivo dei finanziamenti comunitari attraverso i fondi strutturati, che sono appunto la seconda delle strade che avevamo visto, sono per l'intera programmazione di 336 miliardi di euro, che è una cifra enorme, Di questi 336 miliardi di euro della programmazione 2006-2013, vi faccio vedere, quanti sono stati finora spesi. No. A tutta la programmazione dei fondi strutturali in Italia, con tutte le regioni, obiettivo 1, non è più obiettivo 1, perché adesso si chiama obiettivo convergenza, no? Per quella questione che abbiamo detto prima.
non so se riuscite a vedere. Dunque, questo qui è il monitoraggio, ovviamente io ho pensato di portarvi tutti i documenti, soprattutto documenti ufficiali, diciamo, quindi... E dunque, questo è il monitoraggio effettuato dal Dipartimento delle Politiche di Sviluppo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e vedete, il monitoraggio della spesa ha questi valori. Sul Fondo Sociale Europeo una media del 52%, vedete? Del 52% sugli impegni, quindi di quei 336 milioni di euro di cui abbiamo parlato prima, sono state impegnate al 30 giugno 2012 il 52%. Qualche domanda? Severo? Domande? No? Non ce la faremo mai, perché poi magari, scendendo nel dettaglio, vedremo anche le ragioni per cui ci sono questi avanzi, diciamo. Vabbè, comunque, com'è? E la Puglia è una delle più virtuose da questo... Sì, sì, assolutamente. Quindi, dunque, la prima tabella è quella del Fondo Sociale Europeo, la seconda è quella del FESR, vediamo qua, e la cui... la percentuale degli impegni è il 54,25%. E quindi questa è la ragione anche per cui, insomma, si dovrebbe fare un maggiore sforzo progettuale. Ok. Quelli non utilizzati di fatto diciamo, rappresentano dei residui delle programmazioni precedenti e vengono, tra virgolette, tornano indietro per essere poi Prego, prego. Sono sorpreso dal... Una grande responsabilità questa. Vabbè, la maggior parte dei fondi si... bene, dovremmo rifare una presentazione successiva. Sì, prego, prego. C'è... Ne dobbiamo fare uno solo per questo. Eh sì, infatti. Sì. Mi sa che dobbiamo andare un po' più veloce, però, se no non... Sì. Ok. Va bene, allora proviamo ad andare un pochino più veloce, perché mi sto accorgendo che con i tempi forse rischiamo di non farcela. Allora, dunque, gli obiettivi sono tre, abbiamo visto prima, convergenza, competitività e territorialità. Questi tre obiettivi, che sono costruiti sostanzialmente sul livello di reddito delle popolazioni su cui impattano, trovano, diciamo, riscontro in termini di fondi in i tre grandi fondi che abbiamo visto prima, e cioè il Fondo Sociale Europeo, FESR e Fondo di Coesione. Sono i tre principali, poi ce ne sono altri due, sono quelli della pesca e dell'agricoltura, che però non vengono intesi come fondi strutturali, perché per fondi strutturali si intendono solo quei fondi che hanno in qualche modo degli aspetti di tipo sociale e di sviluppo, diciamo, soprattutto incidono su aspetti sociali e di sviluppo. Allora, Fondo Sociale Europeo, FESR e Fondo di Coesione. I due più importanti tra questi tre sono Fondo Sociale Europeo e il Fondo e il FESR, quello sulle infrastrutture. La differenza qual è? Che il primo... E cioè il Fondo Sociale Europeo ha un focus, diciamo, un orientamento rispetto alle risorse umane, al capitale umano, cioè lavora, tra virgolette, sulle persone. Il FESR invece è un fondo che lavora soprattutto sulle infrastrutture, quindi sull'infrastrutturazione fisica delle iniziative. Naturalmente Fondo Sociale Europeo e FESR, poiché sono stati
progettati e programmati, diciamo, in un unico quadro che viene chiamato Quadro Nazionale di Sviluppo, QSN, hanno naturalmente delle notevoli coerenze tra di loro. E quindi dovremmo riuscire a trovare, diciamo, delle convergenze tra infrastrutturazione fisica e iniziative a favore delle risorse umane. Naturalmente nel Fondo Sociale Europeo riusciremo a trovare iniziative di formazione, di didattica, di ricerca per il contrasto delle povertà, l'inclusione sociale, no? Tutta una serie di iniziative che in qualche modo incidono, appunto, ripeto, sulle persone. FESR troveremo infrastrutture fisiche, e quindi diciamo che è l'hardware della programmazione comunitaria. Dunque, concretamente, quindi, questi tre obiettivi che utilizzano questi tre fondi si concretizzano in alcuni strumenti di programmazione territoriale. Questi strumenti di programmazione territoriale sono di tre livelli, e cioè abbiamo i cosiddetti PON, cioè i programmi operativi nazionali, abbiamo quelli che venivano chiamati POR, in realtà adesso vengono chiamati PO, cioè i programmi operativi delle regioni, e poi abbiamo degli strumenti intermedi, diciamo, che consistono nei POIN, e cioè nei programmi operativi interregionali. Quali e quanti PON abbiamo? Quali e quanti PO abbiamo? Quali e quanti POIN abbiamo? Adesso ce l'andiamo a vedere. E dunque io vi ho portato i documenti principali per un po' per farvi rendere conto, i documenti principali e i documenti ufficiali, un po' per farvi rendere conto della quantità anche di documentazione che c'è in giro, un po' perché se avete anche qualche dubbio, qualche curiosità, andiamo a recuperare direttamente dai documenti queste informazioni. Allora, i PON, e cioè la programmazione nazionale che viene, diciamo, coordinata dagli organismi intermedi che sono i ministeri, sono quelli che vediamo lì, cioè abbiamo il PON Governance e Assistenza Tecnica, che è quello, va bene, di tipo trasversale, serve a finanziare le iniziative di supporto all'erogazione dei fondi pubblici. Il PON Sicurezza, che è il PON che nel quale trovano allocazione risorse, appunto, sulla sicurezza stradale, per l'alcolismo, no? Tutte quelle iniziative di questo tipo, oppure anche finanziamento a particolari iniziative, appunto, proprio di pubblica sicurezza. Il PON Governance, che in cui trovano allocazione, diciamo, le iniziative a supporto delle amministrazioni pubbliche, e quindi la formazione del personale per le amministrazioni trova un momento di captazione dei fondi in questa linea. Il PON Istruzione e Apprendimento, che è il PON con cui lavorano le scuole. Il PON Reti e Mobilità, è chiaro, il PON Ricerca e Competitività, che è quello che finanzia la ricerca scientifica. Voi vi chiederete perché stiamo parlando di queste cose in una chiacchierata che ha a che fare con le reti museali. La ragione è che in realtà, tranne il PON Attrattori Culturali, che è il quarto in ordine di questo qui, che è uno strumento specifico, appunto, che incide sugli attrattori culturali, che cerca di stimolare, appunto, l'attrazione culturale, dobbiamo cercare, diciamo, altre iniziative complementari per appunto completare il quadro che stiamo immaginando, il quadro di supporto ai finanziamenti delle istituzioni culturali. Appunto, dobbiamo cercarlo in questa cornice di finanziamenti, e quindi sostanzialmente se io ho bisogno di inserire un modulo che abbia a che fare con la didattica, posso andare a ricercare il finanziamento nel
PON istruzione utilizzando il canale delle scuole, oppure vedremo nel programma operativo della Regione Puglia sull'FSE. Se ho bisogno di ricercatori, per esempio, intendo assumere ricercatori per la mia iniziativa culturale, il principale degli strumenti in termini di fondi strutturali è il PON ricerca, e così via. Quindi il mio invito è cercare di proprio perché non riusciremo o difficilmente riusciremo a trovare, dei finanziamenti specifici per i beni culturali, ma l'idea della cultura è un'idea che è trasversale, diciamo, a tutte quante le altre iniziative, quindi è funzionale al turismo, è funzionale alla didattica, è funzionale alla ricerca. Quindi dobbiamo cercare di immaginare il nostro approccio come un approccio come dire, multistrumento, ecco, e non singolo strumento. Dunque abbiamo visto i PON, quindi programmazione nazionale, poi c'è la programmazione regionale, quindi come vedete vi ho portato, ovviamente lo potete prendere dopo, li potete prendere i documenti riguardo alle programmazioni regionali di FSE, del Fondo FSE e del FESR, regione per regione. E quindi nel FSE della Regione Puglia troveremo le iniziative a favore delle risorse umane nella Regione Puglia, nel POFESR troveremo iniziative della Regione Puglia nella direzione delle infrastrutture. A questi due livelli, cioè a livello nazionale e a livello regionale, si è aggiunto un terzo livello che è quello interregionale per quei due strumenti che vedete, cioè per gli attrattori culturali e per l'energia. Dunque, vogliamo vederne qualcuno di questi? Ah, mi manca la password di accesso al... riusciamo ad averla? Iniziamo a vedere quello che è il POIN attrattori culturali, che quindi abbiamo detto è il programma operativo interregionale che si occupa nello specifico degli attrattori culturali. È un POIN appunto che è stato immaginato sia per la Regione Puglia che per la Regione Campania, questo che vedete è il sito dove recuperare informazioni. Non si vede? Vabbè, poi magari vi do tutta la cartella, in modo che ci sono i documenti che abbiamo visto prima e tutti quanti questi link per poterli approfondire con maggiore calma. Comunque poi in Regione Campania, che poi è lo stesso per appunto anche la Regione Puglia. Allora, iniziamo a prendere dimestichezza con questa modalità di presentazione dei finanziamenti che vanno appunto per assi, obiettivi e linee di intervento e soggetti beneficiari, perché sarà uno dei modi con cui lavoreremo dopo tutti quanti insieme. E quindi vedete, vengono riportati appunto gli strumenti principali, e cioè l'asse, la valorizzazione e integrazione su scala interregionale dei poli degli attrattori culturali, che segue questo asse, segue uno, o comunque persegue uno o più degli obiettivi operativi che vedete indicati in questa colonna. Quindi l'asse persegue uno o più degli obiettivi operativi. Questi obiettivi operativi si concretizzano, diciamo, in una o più linee di intervento per ognuno degli obiettivi operativi a cui fa riferimento, diciamo, a cui è strettamente, sono strettamente collegati dei soggetti beneficiari di queste linee di finanziamento. Quindi, come vedete, lo scenario già appunto da questo primo strumento di programmazione operativa è insomma interessante, no? Perché ci sono come vedete interventi di condizioni di utilizzazione degli attrattori culturali e naturali, adeguamento dimensionale e qualitativo delle infrastrutture e dei servizi. Prego. Sì.
Ok, quindi dicevamo, no? La linea di intervento, la linea 1, che quindi poi verrà letta come asse 1, obiettivo operativo 1.A, linea 1, e quindi interventi a favore di attrattori culturali e naturali, adeguamento dimensionale e qualitativo delle infrastrutture e dei servizi, attuazione dei programmi e attività culturali di rilevanza nazionale ed internazionale, e vedete nell'altra colonna a destra vedete quelli che sono i soggetti beneficiari, e quindi come avevamo detto prima, insomma, in quest'ottica di partenariato diffuso a cui sì no, non si possono fare, poi vedremo degli strumenti diretti, però intanto questi, proprio perché rientrano in questo scenario dei fondi strutturali, quelli indiretti, come abbiamo visto prima, sono amministrati, gestiti, intermediati dalle amministrazioni regionali, e quindi ok, e così via. Vedete, interventi per la definizione e omogeneizzazione della per esempio questo è molto interessante, no? Sulla omogeneizzazione e gestione standard della qualità offerta, quindi tende a come dire, a fare dei benchmarking di qualità, interventi a sostegno della creazione di sistemi integrati interregionali di offerta, e così via. Una griglia che come vedete c'è la seconda linea, che è quella della competitività delle imprese nel settore turistico, che invece prevede come beneficiari le PMI e le loro aggregazioni, mentre la prima, quella di sopra, cioè l'asse punto, il primo asse, diciamo, ha come beneficiari soprattutto amministrazioni pubbliche e incidentalmente, diciamo, privati, che però non abbiano fondamentalmente scopo di lucro, insomma. Ok, quindi questo è il quadro, del programma interregionale. Concretamente, in questo momento, proprio perché appunto siamo in addirittura d'arrivo sulla programmazione, scusate, in questo momento su questo bando non ci sono linee di finanziamento aperte, e quindi una cosa importante, poi dopo lo vedremo, io cercherò di darvi delle informazioni su dove reperire i bandi. In realtà non ci sono degli aggregatori, diciamo, di bandi talmente evoluti, talmente avanzati e talmente aggiornati attraverso i quali poter ricercare tutto quello che si muove in un determinato momento. Quindi l'invito è quello di andare a vedere strumento per strumento quelli che sono i bandi aperti. In questo caso gli ultimi bandi, vedete, risalgono al 2011, questi del POIN. Ok, e quindi questo è il primo degli strumenti di finanziamento. Scendendo ancora di scala, e quindi passando a livello regionale, abbiamo detto che ci sono il programma operativo FSE e il programma operativo del FESR, sempre della Regione Puglia. Questi programmi operativi, è inutile che li andiamo a vedere nel dettaglio, possiamo però andare a vedere, diciamo, le linee di finanziamento specifiche per i beni culturali. E sono queste, un attimino, vediamo di, eccole qua. Allora, sostanzialmente diciamo che la Regione Puglia attraverso l'uso combinato, e dunque la Regione Puglia attraverso l'uso combinato dei fondi FESR ed FSE ha diciamo individuato alcune iniziative a favore appunto della promozione e dello sviluppo dei sistemi ambientali e culturali, e sono questi che vedete enumerati in questa posizione. Quindi abbiamo il POIN, che è quello che abbiamo visto prima, quindi il programma operativo interregionale. Abbiamo i SAC, che sono i sistemi ambientali e culturali, i sistemi turistici locali, gli ecomusei e il bando sistemi museali, che è l'ultimo, diciamo, dei prodotti che sono stati banditi dalla regione. Come? Prego, dottoressa. Sul bando sistemi museali.
Sì, questo vabbè, per gli addetti ai lavori, sanno benissimo che no, la denominazione del bando non trova riscontro, diciamo, con la concretezza del bando, nel senso che non c'è tanto sistema ancora, no? Hanno finanziato un certo numero di iniziative museali singole, diciamo, individuali. Ok, allora, quindi questi sono appunto gli strumenti e quindi il POI ne l'abbiamo visto, il SAC, Sistemi Ambientali e Culturali, che quindi consiste in un'aggregazione a scala subregionale di iniziative che in qualche modo appunto hanno come oggetto la valorizzazione dei beni culturali e se riesco a trovare l'elenco delle iniziative finanziate, vediamo che cosa si sta muovendo in questo momento su questa linea specifica e dovrebbe essere questa la. Ok, internet è andato. Allora, questa qui è la delibera della Giunta regionale che ha approvato i SAC e vedete, questo è l'elenco delle iniziative SAC approvate nella Regione Puglia che vi può servire per appunto avere un quadro su che cosa si sta muovendo. E vediamo di arrivare nella nostra provincia. Abbiamo il SAC Alto Tavoliere che vede come capofila il comune di San Severo, il SAC naturalmente Gargano con Rodi Garganico come comune capofila e la Puglia Fluminum che è quello della provincia di Foggia. Ovviamente diciamo questa nostra chiacchierata deve porvi come insomma in una duplice chiave, cioè vi potete porre o come operatori dei sistemi museali, come attori diciamo principali, o naturalmente anche come beneficiari, quindi chi di voi in qualche modo sta cercando lavoro o si vuole impegnare in queste cose, avendo il quadro delle iniziative che sono in corso, può diciamo così monitorare, ecco, che cosa sta succedendo in modo da potersi in qualche modo candidare. L'altra linea è quella dei sistemi turistici locali, che diciamo parte da una legge e quindi viene finanziata autonomamente, quindi a prescindere dai fondi strutturali. L'altra iniziativa ancora è quella degli ecomusei che come molti di voi sapranno, insomma, sono delle iniziative di musealizzazione diffusa sul territorio e anche qui forse vale la pena andare a recuperare la graduatoria dell'ecomuseo che però non vedo e quindi vediamo dopo se riusciamo a farlo. E poi ancora il bando su sistemi museali che è stata un'iniziativa molto, molto interessante che ha visto un notevole interessamento, diciamo, da parte delle nostre istituzioni museali che ha diciamo che tende a finanziare iniziative di musei in via di attivazione, quindi musei che stanno ancora in fase embrionale, o iniziative in corso di musei, insomma, già strutturati. E andiamo a vedere le graduatorie per farvi avere un'idea appunto di quello che succederà da oggi in poi, di quanti e quali musei verranno attivati da oggi in poi. E quindi vedete, c'è il museo di Torre Alemanna per Cerignola, andiamo a vedere quelli nostri. C'è un museo del mare nel comune di Nardò, chi era il ragazzo di Manfredonia che. Ecco, c'è un concorrente, diciamo. Ok. E andiamo giù. Museo Comunale della città di Torre Maggiore.
E ancora. Ci dovrebbe essere anche quello di Foggia, no? Dunque, quello del comune di Faeto. Sì, l'ho detto prima, ci sono quelli in startup, quelli in implementazione, diciamo. Vabbè. Ok. Allora, noi dice il bando che verranno finanziati i musei che fino al museo che ha la metà del punteggio del primo più uno. Mm. E noi abbiamo ben di più di questo. E invece nell'ultima graduatoria che è stata approvata non ci siamo. Questa è una cosa un po' che devo andare ad approfondire, perché va contro quello che dice la delibera e il bando, però ci sarà un motivo. È strano. Perché lo dice, se c'è l'impegno di spesa. Sì, oltretutto avanzano, perché l'ultima tabella, quella che dei musei che sono già in avanzato stato di funzionamento, ce n'è solo uno. Quello del comune di Alberobello. Quindi credo che i residui verranno, come lo dicono anche chiaramente in delibera, verranno poi spalmati. Sì. Però no, io devo dire la verità, strano. Da un punto di vista tecnico, secondo me uno dei problemi è stato sui musei in fase di start-up, nel senso che il bando poi chiedeva tutta una serie di requisiti che proprio per la natura stessa dell'idea embrionale non poteva, un museo in fase startup non può avere, cioè il piano della sicurezza piuttosto che la progettazione esecutiva, la definizione del direttore del museo, della figura direttiva. Allora, se io ho un museo in fase embrionale non ce l'ho, non lo posso avere, no? E quindi, e così via. Però diciamo che è speriamo che sia un ottimo strumento, insomma, per innanzitutto per potenziare appunto le strutture che in qualche modo richiedevano interventi finanziari, ma soprattutto il passaggio successivo su cui io vi invito a riflettere è proprio quello della strutturazione invece della rete museale rispetto a tutta questa platea di iniziative di strutture museali che sono in fase di attivazione. Un'altra difficoltà ancora, ma questo ho detto per inciso, è quello del piano finanziario, cioè tutti quanti, il bando prevedeva che il museo, anche quello in fase di attivazione, avesse un piano di sostenibilità finanziaria per 10 anni, che insomma chi si occupa di economia sa che è una tempistica insomma molto, molto lunga per avere credibilità, perché quel piano possa avere una vera credibilità, insomma. Ok, ci siamo? Questo? Ok, mi pare che li abbiamo visti tutti, quindi questi sono gli strumenti attualmente in essere su questa linea di finanziamento. Dunque, ok, allora invece un altro livello ancora, e qui passiamo invece ad una scala di tipo subregionale, sono i cosiddetti finanziamenti che incidono sulle quelle che sono state chiamate le aree vaste. Dunque, che cosa sono le aree vaste? Le aree vaste sono appunto un dimensionamento a scala subregionale ma sovracomunale che appunto tende a mettere insieme le idee di più amministrazioni cercando di farle convergere sulle progettualità comuni. La provincia di Foggia ha lavorato e credo stia lavorando ancora, su cui peraltro io non ho informazioni molto aggiornate su questa cosa, ha lavorato sull'area vasta chiamata Capitanata 2020. Capitanata 2020 ha cercato di, come dici Anna? Che avrebbe potuto, infatti io mi aspettavo che arrivasse, può essere così, avremo un aggiornamento in tempo reale.
Dunque, che cos'è Capitanata 2020? L'abbiamo detta, abbiamo detto, e quindi in Capitanata 2020 c'è l'idea della programmazione, diciamo, multidimensionale che, oltre che incidere sulle attrezzature, sulle infrastrutture, appunto sui finanziamenti di tipo hardware, agisce anche appunto sui beni immateriali e quindi anche sulle iniziative di tipo culturale o museale. Il sito è questo, quello di Capitanata 2020, in cui appunto vedete ci sono le banche delle idee progettuali, sono stati fatti dei tavoli tematici partecipativi per aprire alla popolazione o alle organizzazioni di varia natura la coprogettazione, diciamo, delle attività. Io vi ho portato a far vedere le iniziative appunto a valere sui beni culturali che sono state inserite in Capitanata 2020. Allora, questo è il quadro. Questo è il quadro degli interventi che, appunto, come adesso state probabilmente iniziando a fare l'occhio e l'orecchio a queste cose, vede sempre lo stesso modello, cioè obiettivi specifici, risultati e beneficiari. Le iniziative che sono coinvolte in questa progettualità, sul primo livello, vedete, sono i sistemi di fruizione dell'archeologia e del patrimonio connesso, e quindi il parco archeologico di Omede, presentato dal Comune di Foggia, a livello, questa colonna è l'avanzamento della progettualità, quindi per essere intesa una scheda progetto, cioè progetto preliminare e progetto definitivo. Quindi dove vedete la S significa che per il parco archeologico di Omede, presentato dal Comune di Foggia, sia a livello di scheda progetto. È stato inserito un finanziamento per Erdonia, per il parco archeologico di Siponto, per Montepucce e Monte Tabor, che sono delle necropoli nel comune di Vico del Gargano, sul mare tra San Menaio e Peschici, per chi conosce quella zona. Parco archeologico di Monte Granato a San Marco in Lamis e così via. Vedete, Mattinata, Cerignola, Alto Tavoliere e area vasta, altrante dei paesaggi agrari e censimento delle masserie di area vasta. Quindi questo è il primo. Prego? Ok. Ok, quindi questo è il primo asse, il primo livello, diciamo. Secondo livello. Scomposto. Ok, vedete, c'è Grotta Paglicci, attività rurale, ospitalità diffusa per i centri di Vico del Gargano e Schitella e così via. Ci sono le iniziative funzionali, diciamo, alla valorizzazione del territorio, quindi per esempio il Carpino Folk Festival o il Centro di Alta Formazione delle Arti Performative Cinematografiche, Musica, Teatro per il Recupero della Memoria, che è per esempio presentato al Parco del Gargano e così via. Io poi ve le lascio. Adesso, come vedete, lo scenario è talmente articolato che entrare nel dettaglio è veramente complicato. Quello che vi posso dire, appunto, che c'è una grande, come vedete, una grande numerosità di interventi e di iniziative, quindi, appunto, come dicevo prima, il problema non sono i finanziamenti, ma sono le idee. Capitanata 2020 c'è una cabina di regia che è composta da tutti gli enti che hanno partecipato, o meglio da una selezione degli enti che hanno partecipato alla programmazione, e di fatto il coordinamento dovrebbe averlo l'amministrazione provinciale di Foggia o comunque il comune di Foggia e o amministrazione provinciale. Non so, forse il comune sicuramente è nella cabina di regia, non so chi sia il titolare della... Com'è?
bisognerebbe chiedere, capire, però come avete visto non tutti sono in un avanzato stato di progettazione, molti di questi sono ad un livello appunto di scheda progettuale. Su una rete museale sì, ma infatti mi pare che l'abbiamo forse, che poi si è perso strada facendo. Sì, ripeto, io su questo ovviamente non ve l'ho anticipato, insomma è uno strumento di cui vi posso dare, appunto vi ho portato i documenti ufficiali, però non ho una perfetta cognizione diciamo dello stato di avanzamento però insomma voglio dire, ci sono dei responsabili e facilmente si possono avere delle informazioni, insomma. Ok, va bene, scendendo invece ancora ad un livello ancora più basso della nostra scala di dettaglio, io vi ho portato anche così un flash sulle iniziative fatte predisposte e programmate dai GAL, che molti di voi penso che già conoscano, che è uno strumento che agisce sui fondi sul FEASR, cioè sul piano di sviluppo rurale, fondi per l'agricoltura, i quali fondi per l'agricoltura però prevedono in termini di programmazione l'utilizzo di iniziative a favore della didattica, della valorizzazione dei centri agricoli, del patrimonio rurale, utilizzando la leva culturale. E vediamo un po' se riesco a trovare il... Eccolo qua. Vi ho preso un GAL tipo che però insomma poiché le misure vengono riprese dal piano di sviluppo rurale e del programma leader, di fatto insomma sono le stesse per tutti quanti i GAL del nostro. Allora, città di Foggia no. I GAL che sono attivi nella nostra provincia sono il GAL Meridaunia, che agisce sui monti Dauni, sull'Appennino Dauno settentrionale, il GAL Tavoliere, che no, fa città di Foggia no. La perimetrazione è questa: c'è il GAL Meridaunia sul subappennino Dauno, c'è il GAL Tavoliere sul nord Tavoliere, c'è il GAL Gargano sul Gargano, c'è il GAL di Manfredonia che da uno Fantino, che la cui perimetrazione è Manfredonia, Mattinata, Zapponeta e Margherita di Savoia e forse anche Monte Sant'Angelo, la parte costiera di Monte Sant'Angelo. E i cinque reali siti che è il GAL di Cerignola, Stornara, Stornarella, eccetera. E quindi su questi territori appunto agiscono i finanziamenti di questi GAL. Il GAL è un'ulteriore struttura intermedia, quindi che riceve finanziamenti FSE e FESR veicolati dalla regione e la cui regione li assegna diciamo, a queste strutture intermedie rappresentate dai consorzi che gestiscono i GAL. Nel piano di sviluppo rurale poi ci sono delle iniziative per i territori che vengono che non sono ricompresi diciamo nei territori del GAL, che però sono naturalmente minori sia per entità che per numerosità del piano di sviluppo rurale della regione Puglia. Eh sì, infatti appunto la misura 3, vedete, questo è il ventaglio delle... Opla, scusate, ho perso. Dunque questo è il ventaglio delle iniziative e di fatto praticamente in ognuna di queste linee ci sono delle possibilità di finanziamento per iniziative di tipo culturale, quindi sia in termini di diversificazione delle attività agricole, che sostegno allo sviluppo e alla creazione delle imprese, incentivazione delle attività turistiche e così via. Una linea molto interessante, che peraltro nessuno sta utilizzando, adesso andiamo a vedere,
Monty Downey. Dunque, questo qui è il sito del Galmery Down, che è uno dei più antichi e dei più attivi, e nella sezione bandi e avvisi dunque c'è una linea che è quella chiamata la 323.1, vediamo un attimo se riesco a trovarla rapidamente. Vabbè, non la trovo rapidamente, e praticamente è una linea che prevede la valorizzazione di beni che abbiano una qualche valenza culturale e utilizzati appunto a fini culturali, quindi attraverso il recupero e il finanziamento di strutture in stato di abbandono, comunque in disuso, quindi i GAL finanziano il recupero di queste strutture per questo tipo di attività. Vediamo se riesco a trovarlo, perché è particolarmente interessante ed è uno di quei bandi, per esempio, che non sta trovando, scusate. Vabbè, non lo trovo, poi magari... vabbè. Ok, allora... dunque, abbiamo fatto quindi questo percorso, cioè vi ho presentato quelli che sono i programmi nazionali, i PON, presentato i POR, quelli regionali, i POIN, siamo arrivati ad una scala di dettaglio più bassa, che è quella delle programmazioni appunto a scala subregionale e comunque sovraregionale. Per completare così un po' il quadro di questi flussi di finanziamenti, ci sono da un lato delle iniziative che partono direttamente dall'Unione Europea, che io vi volevo presentare, una delle quali è, vediamo se eccolo qua. Allora, questo qui invece è un programma diretto dell'Unione Europea che è finalizzato alla valorizzazione dei beni culturali, si chiama CPP Italy, se si apre, CCP Italy. Ok, che diciamo riprende il programma cultura, dell'Unione Europea. È un appunto, come vedete nell'ultima colonna, sono tutti quanti purtroppo adesso bandi chiusi e non sono rinnovabili, perché si rimanda alla programmazione futura per una appunto riprogrammazione delle iniziative. Però è il bando specifico che è finalizzato, diciamo, alla progettazione di interventi di tipo culturale. Questo era quello che il programma valido fino al 2013. Qui ci dovrebbe essere anche il link che riporta, diciamo, alla programmazione 2014.
Ok, va bene, anche questo poi dopo con calma ve lo recupero. E quindi appunto questo è il programma principale dell'iniziativa diretta appunto dell'Unione Europea, no? Come abbiamo visto all'inizio di questa divaricazione fra iniziative dirette e iniziative indirette. Quindi questo è il programma cultura appunto UE a iniziativa diretta dell'Unione Europea. Detto questo, invece, e passando ad un'altra informazione che vi può risultare utile, e cioè ho provato a selezionare per voi quelle che sono delle iniziative poste in essere da strutture pubbliche di supporto, e quindi stiamo parlando di strutture terze, diciamo, rispetto a quelle istituzionali che abbiamo visto finora, che attuano per conto di ministeri e o regioni degli interventi a supporto delle iniziative culturali. Una delle più interessanti è questa di Invitalia, l'ex Sviluppo Italia, che per conto in una funzione, allora molti di voi conoscono Sviluppo Italia per la linea, diciamo, diretta al finanziamento alle imprese, che mi sarebbe piaciuto anche, di cui mi sarebbe piaciuto anche fare un focus, però credo che i tempi ci siano e quindi la dobbiamo rimandare a qualche altra chiacchierata. Però a parte questa linea di attività, Invitalia per conto del Dipartimento dello Sviluppo attua una funzione di advisor per conto appunto del Dipartimento per lo Sviluppo e per conto del Ministero dei Beni Culturali, e ha avviato diciamo alcune iniziative che sono quelle di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso queste due linee, e cioè i poli museali di eccellenza, sui quali peraltro sta lavorando un dipendente di Invitalia, che è una persona di Foggia, quindi con cui facilmente si potrebbe avere un'interlocuzione per avere l'idea dello stato di avanzamento di questa iniziativa, e l'altra linea è quello del grande progetto Pompei. I poli museali di eccellenza, che rimanda, diciamo, al sito tematico che si chiama MUMEX, quindi www.mumex.it, è un'iniziativa del appunto Ministero dei Beni Culturali, che con il supporto di Invitalia ha diciamo, avviato delle iniziative di potenziamento di questi poli museali di eccellenza nazionali, sì, naturalmente nazionali. E nazionale, che peraltro, insomma, appunto è un'iniziativa secondo me molto molto interessante, e vediamo se riusciamo a trovare la mappa questa è la mappa del sito. Va bene, comunque nella regione Puglia abbiamo il polo di Taranto e mi pare Manfredonia come museo nazionale inserito in questo progetto. Ok. Vabbè, torniamo all'inizio. Ok, ancora sempre in Vitale, sempre a favore dei beni culturali, c'è quest'altra iniziativa, che è quella delle 99 idee Call for Italy, che è un altro un progetto attualmente in corso, che ha visto finanziati finora tre iniziative, cioè il Museo di Reggio Calabria, il Museo del Sulcis in Sardegna e quello di Pompei, ma che nelle ambizioni e nelle aspettative dovrebbe arrivare a finanziare 99 buone idee per lo sviluppo turistico. Il sito è questo che vedete, www.99ideas.it, e quindi tenendolo come dire, monitorato, possiamo aspettare e vedere, insomma, che cosa succede su questa ulteriore linea di finanziamento. Dimmi, Severo. Dimmi. I finanziati sono dunque Reggio Calabria, Sulcis e Pompei. No, le caratteristiche. Ah, ok, vabbè, poi dopo magari lo vediamo con più calma. Dunque, un'altra iniziativa ancora è questa.
Un'altra iniziativa ancora è questa, e cioè Valore Paese le dimore, ed è una di quelle iniziative su cui mi piacerebbe, insomma, che anche voi possiate ragionare. Cioè, in questo momento, ed è una iniziativa ancora in corso, attualmente in corso, vedete, Invitalia, in collaborazione con l'Agenzia del Demanio e con l'ANCI, sì, no, è un modo, ok. Allora, Invitalia, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, coordinati dal Ministero della Coesione Territoriale, dei Beni Culturali e dello Sviluppo Economico, sta facendo questa selezione di dimore. Sì. Questa è una vera e propria candidatura, viene fatta, vedete, una manifestazione di interesse da parte di enti pubblici che chiedono di, che il proprio bene culturale venga inserito, diciamo, in questa rete di dimore. In questo caso specifico non è chiaro, cioè si chiede di, i ministeri chiedono di individuare e selezionare queste strutture che possono essere inserite in questa rete, diciamo, di dimore, il cui utilizzo ancora è tutto da costruire. Salve. Stiamo facendo l'overbooking di... Ok. E ok, quindi appunto può essere, ecco, può essere questa un'idea per, se qualcuno di voi ha delle dei posti cari, delle strutture che, insomma, le si sta vedendo in via di degrado, potreste essere voi per primi, diciamo, gli attori che possono stimolare le amministrazioni affinché questi beni vengano in qualche modo inseriti in queste programmazioni più alte, che è un po', insomma, l'idea che ha avuto il FAI con i luoghi della memoria, no? Quello di cercare di individuare beni del patrimonio minore per, affinché possano essere innanzitutto conosciuti e poi anche valorizzati. Vabbè, però è una manifestazione di interesse, dottoressa, non è una cosa facile da fare per chi ha il potere di firma, diciamo, della manifestazione. Facile, si può fare. E va bene, ok. Un ultimo, diciamo, un ultimo flash che voglio darvi. Dunque, finora quindi abbiamo parlato, appunto, abbiamo visto i programmi strutturali, abbiamo visto i programmi a gestione diretta dell'Unione Europea, cioè questo programma Cultura, CCP Italy, abbiamo visto in che modo, diciamo, delle strutture di supporto delle amministrazioni veicolano proposte progettuali e quindi Invitalia. Vediamo adesso invece, ma giusto per darvi un flash, come lavora il Ministero dei Beni Culturali sui fondi propri. Noi finora abbiamo ragionato, abbiamo parlato quasi esclusivamente, diciamo, di risorse comunitarie che vengono veicolate per appunto le amministrazioni locali, ma sempre appunto di tipo comunitario. Poi ci sono delle risorse autonome delle amministrazioni che vengono gestite appunto in piena autonomia dai ministeri. E per il Ministero dei Beni Culturali c'è questa questo link che poi vi darò, che appunto fa vedere quali iniziative, con che entità di finanziamento il Ministero inserisce nella propria programmazione di tipo triennale. Questo è il link. Questo è il documento che io dovrei avere già scaricato, però vediamo se lo riusciamo ad aprire in maniera più veloce in questo modo. Ok, niente, proviamo a vedere se sta tra i miei documenti.
perché non si apre? Ah, ok. Vabbè, scusate, si è... Va bene, sì, mi dà un errore, scusate. Allora, comunque, il... Va bene, tanto è giusto un flash, quindi il Ministero dei Beni Culturali comunque agisce con fondi propri e lo fa attraverso delle programmazioni che sono di tipo triennale e appunto sul sito trovate nel concreto quali iniziative vengono finanziate e perché entità. I contributi invece che diciamo vengono gestiti in maniera diretta dal Ministero dei Beni Culturali per favorire chi investe in cultura sono invece questi che trovate in questa pagina del sempre del Ministero dei Beni Culturali, cioè contributi e agevolazioni, che sono quelle che molti di voi insomma già conoscono, sono le erogazioni liberali, il 5 per 1000 alla cultura, delle agevolazioni fiscali per il settore cinematografico, per gli spettacoli dal vivo e contributi programma di finanziamento per le biblioteche non statali, contributi per archivi non statali e iniziative di volontariato nei beni culturali. Quindi questi sono appunto iniziative che vengono appunto coordinate al Ministero dei Beni Culturali a favore del mondo variegato della cultura. Ok, detto questo, finiamo con giusto due flash, ma appunto solo per darvi così un orientamento, e sono i finanziamenti per chi invece vuole fare appunto attività di impresa, attività di start-up, di nuove iniziative, anche a favore del mondo culturale. E i due canali principali a livello nazionale, il canale appunto di Invitalia, che peraltro in questo momento sta avendo delle difficoltà e si è in attesa diciamo che avvenga una riprogrammazione delle risorse, quindi chi di voi vuole fare impresa può cercare finanziamenti su Invitalia, soprattutto attraverso i due strumenti tradizionali che sono quelli dell'autoimpiego e della microimpresa. Questo su scala nazionale. Su scala regionale invece abbiamo il portale della Regione Puglia, che è appunto www.sistema.puglia.it, che appunto stimola l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali e o il supporto delle iniziative esistenti attraverso tutta questa batteria di iniziative che rappresentano appunto i bandi aperti in questo momento e che per questioni di tempo e per questioni di praticità insomma non andiamo a vedere nel dettaglio, però come vedete ci sono una buona dozzina di strumenti di finanziamento delle imprese che possono servire anche a supporto dell'avvio e del potenziamento delle imprese culturali. E ancora, l'ultimo punto invece, il finanziamento di iniziative associazionistiche a favore dei beni culturali, che probabilmente molti di voi conoscono, che nella Regione Puglia è questa iniziativa grande, importante, che è quella di Bollenti Spiriti, che ho visto dei sorrisini, noi diamo per scontato tutta questa effervescenza progettuale, vi assicuro che in altre regioni, io ho avuto modo di lavorare in Campania
e cioè insomma il deserto rispetto a quello che abbiamo noi. Quindi non sottovalutate queste opportunità, perché sono comunque degli strumenti importanti di stimolo e di avvio di attività. Poi è chiaro che c'è sempre la leva della sostenibilità delle iniziative, di cui parleremo dopo questa pausa. Partiamo con un altro scenario di lavoro. Va bene, io mi fermerei qui per questo, spero di avervi dato un'iniezione di opportunità, ecco, se non altro un quadro che per quanto mi riguarda il più possibile completo. Credo che mi siano sfuggite sicuramente altre opportunità, però appunto, come avete visto, è talmente vasto, è talmente in progress come mondo, che più di questo insomma non avrei saputo che cosa portarvi come opportunità. Avete delle... Verranno rinnovati, certamente. E siamo sì. Sempre noi nell'obiettivo? Sì. Perché sì, in primo sì, tempo sì. Si diceva... Che no, infatti fine... io lo dicevo prima ad uno dei ragazzi che sta qui. In realtà lo strumento dei finanziamenti è una grande leva di politica economica, oltre che di politica sociale. E quindi... potrebbero cambiare le modalità, possono cambiare gli strumenti, ma insomma l'idea che le amministrazioni centrali e periferiche possano utilizzare i finanziamenti agevolati come stimolo per indirizzare, per potenziare appunto i propri territori e per aiutare a ragionare i territori in termini di coesione, di partenariato, ma insomma sicuramente, ecco, non si potrà fare a meno dello strumento finanziamenti, ecco, non vedo altri strumenti, per chi si occupa di politica economica, ecco, non vedo quali altre possibilità ci possano essere se non questi. È chiaro che si andrà sempre più incontro, ma lo vedremo dopo, insomma, a dei finanziamenti che aiutino e che favoriscano iniziative strutturate, condivise, con partenariati solidi, con sostenibilità delle iniziative, con l'idea di replicabilità e di scalabilità dei finanziamenti. Ma questo poi lo vedremo appunto in questa attività laboratoriale che vi vorrei far fare, insomma. Io mi fermerei 5 minuti giusto per bere un attimo, però ecco, giusto 5 minuti, perché altrimenti sì, a meno che non avete, se qualcuno di voi ha delle domande o qualche cosa che qualche domanda? Dei dubbi, delle curiosità, qualche cosa che nella foga della conversazione niente? Ok, va bene, ok.